Ricordiamo a tutti della partenza di tutti gli eventi di oggi, escluso la 1008, partono dalla spiaggia del Prete, che è attraversato i bastioni. Ora noi andiamo, ragazzi, se volete seguire noi, se c'è una botta di ferro ci troviamo tutti a desmontare. Vedete, intanto vi spiego come funziona. Vedete, questa è la penisola di Silvano, noi siamo qua adesso e facciamo il giro di tutta la penisola, sono circa 2 km di navigazione. Si va a vedere ex Villa di Maria Callas, Terme di Sirmione, le grotte di Catullo, spiaggia Giamaica, Fonte Boiola, la sorgente delle acque termali, tutto spiegato ovviamente. Se arriva a Castello Scaligero, entriamo dentro le mura del castello, passando sotto i ponti, che è bellissimo, torniamo in loro qua. Dura più o meno mezz'oretta. No, mezz'oretta, esatto. E costa... penisola di Sirmione è una lingua di terra che si estende per circa 3 km nel lago di Garda e si divide in due parti. Questa parte è il centro storico di Sirmione, dove potete trovare dei ristoranti, alberghi, gelaterie, bar, insomma è tutto. E la parte nuova della città, dove abitiamo noi poveri, Sirmione 2, Luganda, Colombare, tutto questo è Sirmione. Terme di Sirmione, uno dei più importanti e lustrosi centri termali del nord Italia. Protagonista principale è l'acqua termale, che è ricca in elementi preziosi. Vedete quella casa gialla con la piccola torretta su? Casa mia. Magari. Qual è l'ex villa di Maria Callas? Dal 1950 fino al 1959 Maria Callas veniva qua a riposare dalla sua faticosa vita antica insieme al marito Giovanni Battista. This part historic center where you can find the restaurants, hotels, bar, everything. And new city, Colombare, Sirmione, to Lugano, this is Sirmione City, Terme di Sirmione, the most important and luxurious of North Italy. Terme di Sirmione is thermal water rich of elements like sodium, iodine, zinc, precious elements for wild bar and body beauty. And the yellow house, big yellow house, it's ex Villa Maria Callas.
siete là? Allora, cos'è successo qua? Tutto è cominciato nel 1889, quando un palombaro veneziano di nome Procopio si mette qua a 20 metri di profondità, tripolò la rocca e messe questa grande valvola, questo sistema, ed intubò tutta l'acqua, lo portò in quella casa gialla, da lì viene distribuita per sé alberghi di Sirmione più il centro termale Acquaria. Questa è un'acqua di origine vulcanica che arriva dal Monte Baldo, parte da 800 metri d'altezza, parte da lì dopo 20 anni, arriva qua questa acqua. Scende 2200 metri sotto il livello del mare, dove si arricchisce di tutti quei minerali preziosi che ha fatto il miracolo con mio nonno, e raggiunge una temperatura di 69-70 gradi di calore, la terra arriva a 35-36 gradi. After several attempts, exciting planting is launched to this system of rockfalls. From here, thermal water goes in this yellow building. From this yellow building. Solo un attimo. Ovviamente lo stai togliendo perché dobbiamo passare sotto. Assolutamente. Non vorrei sotto, senza. Sotto il ponticello. Della famiglia della Scala, famiglia famosa di Verona, la bellezza di questo castello ritroviamo e che fu costruito tutto nell'acqua come Venezia, metodo di Palafitte. Questo è uno dei più completi e ben conservati castelli d'Italia ed è unico in Italia, che ha anche il porto all'interno del castello. Questa era l'entrata del porto che fu costruito dai veneziani poi ed è l'unico punto d'accesso per il centro storico. Adesso lo proviamo, forse è il Venestyle. It's only castle in Italy with port inside the castle, this was the entry. And it's only point to access for the historic center. Now we're passing under the bridge. Allora, signora, un po' più in avanti. Ah, ok. Bene. Per bilanciare. Perfetto, grazie. Thank you. Okay. A posto. Adesso è importante stare tutti seduti alle braccia dentro. When the moon hits your eye, life is a piece of fire.